Ragazzi e ragazze, bentornati in questo nuovo video. Oggi, se ci riuscirà, creeremo una cover. Prima di tutto vi serve un bicchiere, vari glitter, un colorante a vostra scelta, scusate, questo coso non si può, e una cover di un fondo unico che non usate più, di silicone. Bene, allora. Prima di tutto li tagliate fino qua il vostro bicchiere, la parte inferiore. Prima lo tagliate il bordo qua. Però cercate di essere più precisi che mai. Voglio fare una cover con, come dire, che la mettete così e c'è l'acqua. Non è così grande. Sono io che l'ho fatta così per tagliare meglio la parte di sotto, più precisa. Poi se sbagliamo usiamo l'altro bicchiere. Ecco, direi così. No, l'ho sbagliato a tagliare. Devo tagliare un altro po'. Cerco di farlo più dritto. Deve essere uniforme, che ha la forma uguale. E poi non deve fuoriuscire dal nostro telefono. Beh, così. Ultimo pezzettino devo tagliare. Direi che così basta. Devo tagliarlo, devo togliere un'altra. Vediamo ora. Sì, adesso va molto meglio. Mettiamo qua, tanto non lo uso più, tanto qua sta la programma, questo buco fa vedere la mela. Credo proprio che lo metteremo qua. Però per farlo mantenere dovete trovare un sistema che adesso voglio andare a cercare come fare. Oh yeah! Allora ragazzi, mettete lo scotch, però dopo verrà rimosso con una cosa che vi farò vedere. Beh, lo fissate bene, però lasciate un'apertura per mettere l'acqua e il glitter, ovviamente. Quindi questo sistema funziona, direi. Facciamo un test prima di mettere il glitter. Intanto c'è la tovaglietta sotto, poi si pulisce, non fa niente. Prima mettiamo solo un'altra rinforzatura, perché tanto dopo lo scotch verrà nascosto, non vi preoccupate. Non resterà così la cover e poi brillantina. Verrà rimosso lo scotch. Non è che verrà rimosso, verrà coperto da un colore perché il nero poi non mi piace molto. Vediamo. Non abbiamo chiuso bene una cosa. Aiuto. Faccio di qua. È uscita tutta l'acqua. Direi di ricoprirlo meglio. Però si è salvato perché c'è la tovaglia sotto. Lo copro un attimo meglio. Allora ragazze, fissate con questo qua di carta perché dopo lo andiamo a pitturare. E poi lo andiamo a rimuovere un po', come vedete ai dati qua. L'importante è che per mettere l'acqua lo manteniate così. Ora lo so, se togliete questo qua ci poi cade, però facciamo in un modo. Ora sperimentiamo prima se va. No, come vedete con questo scotch l'acqua non sta fuoriuscendo. Però adesso vedo che si sta un po' bagnando. Devo rinforzarlo un pochino perché lo scotch di carta ovviamente si bagna. Bene ragazzi, ho pensato, posso rimettere tutto quello scotch? Mettete un bicchiere più piccolo e uno più grande. E poi dopo lo... Aiuto, è rimasto lo scotch qua. Lo attaccate con la colla qua, con qualcosa di forte. E quindi adesso andiamo prima a preparare la nostra miscela e dopo lo rimettiamo e lo incolliamo. Allora, adesso facciamo così. Mi sono sporcata di colla. Prendiamo quello più grande, questo. E lo mettiamo sotto e lo incolliamo alla cover. Sperando che regga. Sperimentiamo sempre, non dobbiamo essere troppo sicuri, quindi lo incolliamo. Dopo dobbiamo essere sicuri, vabbè, legge, va bene. Però dopo volevo mettere altra colla, un po' di colla vinilica per non farlo staccare. Come vedete regge, dobbiamo vedere se regge.
si regge con l'acqua. Allora, versiamo un po' d'acqua. Giusto un po' perché non dobbiamo farlo troppo. E poi iniziamo a versare il nostro glitter, il colore. Mettiamo i glitter. Oddio, ne ho messi troppi. Il colore. Voglio vedere proprio cosa vedo. Oddio, si è colorato. Vabbè, normale, vedo via. Cioè, scusami, oddio, si è colorato. Normale, questo è un colorante. Sembra un po' i colori di Natale, ma no. Adesso mettiamo il rosa. Il rosa è finito? Sì, credo che il rosa è finito. Il rosso allora. Sì, con i colori di Natale. Questo sta uscendo. Apriamolo giusto. Adesso andiamo a mescolare, allora mescoliamo il nostro miscuglio di glitter, ma bellissimo, devo vedere se sta staccando, c'è un grumo, ok, si è fatta la matita piena piena di glitter. Adesso andiamo a mettere il nostro tappo di sopra. E questo dov'è? Eccolo. Io sono troppo curiosa perché se cade, prima dobbiamo scendere. Non so se avete sentito chiamare il mio nome. Quindi se scoppia una tragedia di Twitter, tutti i ragazzi. Questo è per voi. 3, 2, 1. Non ho messo la protezione sopra, ho tolto un po' di glitter, ma non molti. Io avevo pensato di mettere una protezione di scotch trasparente sopra. Adesso la metto un attimo e faccio vedere. Ragazzi, è tutto fatto. La nostra pallina è pronta. Vediamo come fa. Guardate qua. È bellissimo. Perché scendono tutti i glitter. È bellissimo, ragazzi. Bene, un attimo solo. Metto ad asciugare qua sopra. Ecco qua. E niente, spero vi sia piaciuta. Se così mettete un bel mi piace, iscrivetevi. Ciao!